intercettazioni telefoniche e ambientali, pedinamenti, accertamenti documentali, perquisizioni, denunce e arresti in flagranza hanno permesso di far luce su un gruppo articolato e ben organizzato che si muoveva nel territorio di Salice Salentino. Al centro dell'attività in primis lo spaccio di cocaina, poi quello di marijuana e hashish, oltre ad una serie di fenomeni collaterali, quali le estorsioni commesse ai danni di clienti debitori per l'acquisto di droga. Tutto ha avuto origine il 20 maggio 2011 con l'arresto di Tiziana Leone, in possesso della quale i militari hanno rinvenuto 254 grammi di cocaina e 785 euro. Nel corso dell'interrogatorio la donna dichiarò di essere la semplice custode dello stupefacente e riferì che il proprietario era Giovan Battista Nobile, noto malavitoso dell'ambiente. Da questi elementi hanno preso il via le indagini effettuate dai carabinieri della compagnia di Campi. All'alba di questa mattina l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 12 persone, 11 in carcere e una agli arresti domiciliari, tutte ritenute responsabili a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti e di estorsioni. Sparatorie in pieno giorno, assalti a negozi e distributori di benzina, intimidazioni. È successo di tutto negli ultimi giorni nel Salento e Lecce e provincia sono state scaraventate nella morsa di una criminalità senza scrupoli, così violenta che a molti ha fatto tornare alla mente la paura dei primi anni 90. E questo è il motivo principale del vertice che è stato convocato d'urgenza questa mattina in prefettura e a cui hanno preso parte il prefetto Giuliana Perrotta, il procuratore della Repubblica Cataldo Motta ed alcuni esponenti delle forze di polizia. Un tavolo a porte chiuse che da viale 25 luglio ha voluto lanciare un segnale forte, non sottovalutare questo riacutizzarsi del crimine organizzato e cercare di porre un freno, per quanto possibile, a questa preoccupante escalation di violenze e reati. Il congresso dell'8 dicembre si avvicina e per il Partito Democratico è tempo di presentazioni. Questa mattina il candidato alla segreteria provinciale Vincenzo Toma ha incontrato la stampa nella federazione di Via Tasso a Lecce per ufficializzare la sua proposta. Quattro i fondamentali punti programmatici: Salento, organizzazione, trasparenza, cultura e formazione politica. Una candidatura, quella di Toma, nata dal sostegno dei giovani e a loro indirizzata, ma soprattutto mirata ad una nuova idea di partito, fuori dal recinto delle emozioni nazionali. L'obiettivo è quello di innovare i riti arcaici, chiudere le stanze dei bottoni ed aprire alla partecipazione. Presente in conferenza stampa anche il segretario provinciale dei Giovani Democratici Luciano Marrocco, sostenitore della candidatura per un PD utile al Salento, e Cosimo Durante, capogruppo PD alla provincia. Per capire se Lecce sia davvero guarito è doveroso attendere altre risposte che arriveranno dal campo e già da domenica, dopo la gara contro il Gubbio, si potrà avere un quadro più chiaro della situazione. Proprio in vista del match contro gli Umbri, intanto, la squadra riprenderà ad allenarsi nel pomeriggio. Alle 16.30 tutti al Via del Mare per dare il via a questa nuova settimana che porterà la sfida contro la compagine dell'ex Giuseppe Caccavallo. Sono da valutare le condizioni di Tommaso Bellazzini, costretto ad uscire dal campo contro la Paganese ad inizio match per un problema muscolare. Si teme un lungo stop purtroppo per il fantasista giallorosso, ma bisognerà aspettare l'esito degli esami strumentali per conoscere reale entità dell'infortunio e tempi di recupero. A fronte di una defezione certa però ci sarà un gradito ritorno in campo. È pronto e scalpita per riprendersi il suo posto in squadra infatti Mariano Bogliasino, che era ormai fermo ai box da metà settembre. Niente da fare invece per Rullo e Miccoli, che dovrebbero essere ancora KO per la prossima partita.